portato lì prima di poter essere fatta la stessa cosa qui, qui con voi. Ecco, siamo alla, alla presentazione del nostro classico calendario che giunge ogni anno e che quest'anno, ecco, segue dei temi, affronta dei temi quanto mai attuali. Riduzione del nostro essere carabinieri, calendario storico perché è interprete dei bisogni del momento, del tempo e quindi cerca in qualche modo di essere anche un documento, per così dire, programmatico. Cosa ci racconta questo calendario quest'anno? Beh, ci racconta sostanzialmente un tema centrale, un tema che riguarda tutti noi padri, che è il tema della comunicazione, che è diventato, rimasto vedovo, dopo un anno percepisce appieno la distanza che lo separa dal figlio, un figlio col quale non riesce a comunicare sebbene il figlio non abbia problemi. Beh, e allora, sapendo che il figlio, ancora ovviamente addolorato per la morte della madre, di tanto spoglia l'album delle foto, decide di comunicare con delle lettere. E questo calendario contiene 12 lettere. Il figlio di Giovanni, come ben sapete, lo scrittore da cui ha tratto ispirazione il film per la TV, sia il commissario Ricciardi che il bastardo di Vincenzo Falcone. Ecco, quindi è uno scrittore particolarmente affermato che ci ha voluto così dedicare qualche rigo. Il maresciallo dice di rispettare le scelte di chiunque, ma di non essere nelle condizioni di rispettare chi fa uso di droghe, perché chi fa uso di droghe non rispetta se stesso e non rispetta neanche chi lo circonda, gli affetti che lo circondano. Nello svolgimento delle funzioni istituzionali in ambito nel nostro paese, sì, ovviamente, anzi ancor più all'estero. Comandante, quest'anno un calendario che non è soltanto autocelebrativo dell'Arma dei Carabinieri, ma un importante aspetto pedagogico ed educativo. È un calendario storico, come sempre, è un calendario che riprende i valori fondanti dell'istituzione, è un calendario che affronta i temi del momento e delinea le strategie operative per poter far fronte ai problemi. Rispetto per l'ambiente, l'attenzione ai social, il maresciallo padre scrive al figlio e lo avverte sui pericoli della società di oggi. Il padre maresciallo, mi piace chiamarlo padre maresciallo, scrive a suo figlio e affronta i temi del momento, affronta il problema della violenza di genere, dei reati ambientali, della solitudine dei figli, del revenge porn, quindi della circolazione di tutte quelle informazioni, di quelle immagini che distruggono, che possono indurre anche all'estremo gesto.